Peggy 18. Con oltre 18 milioni di copie vendute, quella di Assassin's Creed è uno dei franchise di maggior successo dell'industria videoludica, un successo destinato a ripetersi il 18 di novembre con l'arrivo di Assassin's Creed Brotherhood, terzo capitolo della serie, in uscita su tutte le piattaforme. Oggi però è un'occasione speciale perché ci troviamo a Monterigioni, che è una delle ambientazioni del gioco, in cui sono stati portati 20 fortunati appassionati di Assassin's Creed per provare con un mese di anticipo sull'uscita del gioco il nuovo Assassin's Creed Brotherhood. Raccontaci un po' questa Assassin's Creed Experience, questo fan day. Questa Assassin's Creed Experience nasce dall'eredità dei precedenti fan day che abbiamo fatto per Assassin's Creed 1 e per Assassin's Creed 2. Il primo fan day per il primo Assassin's Creed è stata una cosa fatta un po' così, un po' con un po' di timidezza, fatta solo a Milano. L'abbiamo poi fatto per il secondo capitolo sia a Milano che a Roma, e per questa nuova versione del gioco abbiamo deciso, come dire, di fare qualcosa di completamente diverso, come direbbero i Monty Python. Invece che farlo a Milano e Roma, abbiamo preso i fan sia a Roma che a Milano e li abbiamo portati a Monterigioni, che ci sembrava la sede più appropriata, visto che quest'anno Ezio Auditore ha una confraternita, una fratellanza, una gilda di assassini, e quindi ci sembrava carino, divertente che questa gilda si riunisse qui a Monterigioni, nella casa degli assassini. Una giornata speciale, insomma, e questo filmato ne è il resoconto. Marco, allora, che cosa succede adesso? I ragazzi si stanno sfidando in una sorta di gioco di ruolo, sono stati divisi tra templari ed assassini e dovranno superare una serie di tre manche, tre round. Un'impressione a caldo su questa prima metà del fan day. Veramente interessante e divertentissima. Sono riusciti a fare dei giochi di società che rispettano moltissimo lo spirito del titolo, poi. Quindi il gioco virtuale che sconfina nel reale in una location che è reale, che poi è quella del gioco. Quindi questa compenetrazione tra reale e virtuale coinvolge tantissimo. Il comune di Monterigioni ha ospitato produzioni cinematografiche del calibro del Paziente Inglese, Io ballo da sola, Il Gladiatore, ma è stato un videogioco, nello specifico Assassin's Creed, forse a far conoscere più di ogni altro le bellezze di questa splendida ambientazione, di questa splendida location, dico bene? Sì, è vero, è stata per noi una bellissima scoperta vedere moltissimi giovani, quindi normalmente un tipo di turista che non viene qui a Monterigioni, che viene qui all'interno del castello proprio perché lo ha visto tramite Assassin's Creed, quindi si è avvicinato e si è innamorato del nostro castello grazie ad un videogioco, quindi è un'esperienza veramente fantastica. Emozionante essere qua per un giocatore di questo gioco. Sono rimasto stupito dal vedere questo paesino medievale perfettamente conservato,
stato molto suggestivo, anche complice un po' l'atmosfera, il tempo un po' uggioso, lo rende ancora più suggestivo secondo me. L'impatto è stato assolutamente formidabile perché ci si immerge completamente nella storia. Anche se manca Villa Auditore. Purtroppo sì, ma faremo costruire anche Villa Auditore, dai. E infatti questa è una richiesta che moltissime persone che vengono qua, dov'è la Villa di Ezio? Una risposta è difficile trovarla, quindi dovremo trovare una soluzione quindi a questa cosa. Visto che non si può rimuovere dal gioco, dovrete per forza costruirla voi. Beh, non credo che sia così semplice, però. Direi che ha il suo fascino anche senza Villa Auditore, quindi è veramente un bellissimo posto e spero di tornarci presto. Dopo i momenti di animazione dal vivo è arrivato finalmente il momento per i ragazzi di mettere le mani sul gioco, in particolare sulla beta multiplayer di Assassin's Creed Brotherhood. Che cosa sta succedendo adesso? Non è semplicemente un provare il gioco, c'è un torneo con dei premi. Esatto, abbiamo pensato che ovviamente, come in ogni gilda che si rispetti, ci dovesse essere un momento di confronto. Questo momento di confronto, appunto, è questo primo torneo di multiplayer ufficiale di Assassin's Creed Brotherhood. A livello di gameplay è molto 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 carino e c'è sostanza. È un tutti contro tutti e non è facile. È molto bella, a me sinceramente piace molto. È più forse realistico anche perché appunto tu hai sempre qualcuno in agguato che ti può uccidere da un momento all'altro, quindi sicuramente è una parte molto interessante. Tirerò fuori i denti alla fine, sperando di riuscire a accaparrarmi il premio più bello. Trovo che sia molto differente rispetto al single player, perché lì è più nascondersi, lì invece bisogna inseguire, poi dipende che giocatore incontri. La beta l'avevo già provata perché gioco con PS3, quindi l'ho già scaricata avendo già prenotato il terzo. È bella, è molto bella, è fatta bene, senza dubbio. Questo Fan Day secondo me è stata una realizzazione di un sogno perché è stato organizzato tutto in maniera fantastica, rientra perfettamente nello spirito di Assassin's Creed e comunque anche l'organizzazione dei giochi è stata molto realistica rispetto al gioco stesso, che è stata una sorpresa tra l'altro. Bello, mi è piaciuto tutto, tutto fantastico, complimenti alla Ubisoft, grazie. È stata una figata pazzesca. Questo poco ma sicuro, quindi dato che sono qui mi auguro che mi prenderanno per il prossimo Fan Day. Un'esperienza indimenticabile per tutte le persone che ho incontrato e anche per tutte le cose che ho vissuto, grazie a Ubisoft e grazie a tutti i ragazzi. Grazie alla Ubisoft ma anche e soprattutto ai nostri compagni di viaggio, perché eravamo tanti ma tutto è andato per il meglio. Sono stati due giorni pieni, ricchi di emozioni per i ragazzi che hanno partecipato a questo Fan Day. Sì, mi auguro di sì, mi auguro che si siano divertiti. Noi sicuramente ci siamo divertiti a riunire tutte queste persone, vederle dal vivo. E quindi sicuramente un'esperienza da ripetere, ma un Fan Day che può continuare, se vogliamo, anche sulle nostre community, su Facebook, sulla pagina del forum di Assassin's Creed, dove tutti quanti in qualsiasi momento ci possiamo ritrovare per discutere di Assassin's Creed e di Brotherhood. Mentre l'appuntamento con il gioco, con Assassin's Creed Brotherhood nella versione finale e nei negozi naturalmente, nelle varie piattaforme, con l'uscita il 18 di novembre.